Stamattina mi ha telefonato Rino. Ho creduto che volesse ancora soldi e mi sono preparata a negarglieli. Invece il motivo della telefonata era un altro. Sua madre non si trovava più. Da quando? Da 2 settimane. E mi telefoni adesso? Il tono gli deve essere sembrato ostile, anche se non ero né arrabbiata né indignata. C'era solo un filo di sarcasmo. Ha provato a ribattere, ma l'ha fatto confusamente, in imbarazzo, un po' in dialetto, un po' in italiano. Ha detto che si era convinto che la madre fosse in giro per Napoli come al solito. Pure di notte? Lo sai com'è fatta? Lo so, ma 2 settimane d'assenza ti sembrano normali? Sì, tu non la vedi da molto. È peggiorata, non ha mai sonno, entra, esce, fa quello che le pare. Comunque alla fine si era preoccupato. Aveva chiesto a tutti, aveva fatto il giro degli ospedali, si era rivolto persino alla polizia. Niente, sua madre non era da nessuna parte. Che buon figlio, un uomo grosso, sui 40 anni, mai lavorato in vita sua, solo traffici e sperperi. Mi sono immaginata con quanta cura avesse fatto le ricerche. Nessuna. Era senza cervello e da cuore aveva soltanto se stesso. Non è che sta da te? Mi ha chiesto all'improvviso. La madre? Qui a Torino. Conosceva bene la situazione e parlava solo per parlare. Lui sì che era un viaggiatore, era venuto a casa mia almeno 10 volte senza essere invitato. Sua madre, che invece avrei accolto volentieri, non era mai uscita da Napoli in tutta la sua vita. Gli ho risposto, no che non sta da me. Sei sicura? Rino, per favore, t'ho detto che non c'è. E allora dove è andata? Ha cominciato a piangere ed ho lasciato che mettesse in scena la sua disperazione. Singhiozzi che partivano finti e continuavano veri. Quando ha finito gli ho detto, per favore, una volta tanto, comportati come vorrebbe lei. Non la cercare. Ma che dici? Dico quello che ho detto. È inutile. Impara a vivere da solo e non cercare più nemmeno me. Ho riattaccato.